Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Accade spesso durante la vita di essere invitati ad aderire ad un partito, a una religione, a un'idea, o a entrare a far parte più o meno esplicitamente del seguito di qualcuno. Di solito nella sequela c'è un ritorno, un qualche vantaggio ottenuto a fronte della perdita magari di autonomia, del riconoscimento del potere o della gloria altrui. A prima vista potrebbe sembrare che anche l'invito di Gesù, osservate la mia parola, rientri in questo tipo di inviti. Ma ci sono molti elementi del racconto dell'Evangelista Giovanni che non tornano. Prima di tutto il compenso previsto è assolutamente fuori misura. Non vedere la morte in eterno, cioè avere la vita per sempre, è cosa che non può promettere neppure il più potente dei re. E la morte è intrinseca ad ogni esperienza umana. I giudei insorgono e con una sorprendente concretezza, negando inconsapevolmente una qualsiasi credibilità all'idea della risurrezione, che pure teoricamente accettavano, oppongono a Gesù l'evidenza costituita delle tombe dei patriarchi e dei profeti, nessuno escluso. Chi credi essere? E poi è strano il contenuto del messaggio da osservare. I potenti che abbiamo intorno sono costretti ad accontentarsi dell'obbedienza, dell'adulazione delle parole e dei gesti. Perché? Perché sanno di non poter pretendere l'adesione del cuore e l'amore. La sequela richiesta da Gesù ha invece come modello il rapporto che lega lui a un padre amato, di cui noi non abbiamo conoscenza diretta e che confusamente identifichiamo con l'idea di una presenza soprannaturale, che sfacciatamente ci permettiamo di nominare con il possessivo, il nostro Dio. Il dialogo è impossibile e la reazione è violenta, ma la missione di Gesù, che si sottrae all'attacco, non è ancora compiuta. Buona e santa giornata a tutti.